Tanto tuonò che piove, dopo mesi e mesi di lotta, di incontri e di manifestazioni di protesta organizzate dal PCML guidato da Domenico Savi e tenutesi presso il municipio di Procida, finalmente la questione relativa alla presenza delle antenne di telefonia mobile nel centro abitato è approdata in consiglio comunale, dove, così come richiesto dai cittadini, è stato finalmente approvato all'unanimità il piano con cui i ripetitori dovrebbero essere spostati lontano dalle case. Si tratta di un provvedimento storico, se solo pensiamo che erano circa 20 anni che sull'isola di Graziella se ne parlava, senza mai approdare però a nulla di concreto. Nella delibera di giunta municipale numero 47 del 29 settembre 2014, tra l'altro, si sottolinea che le aree con divieto assoluto alle installazioni sono le zone a media e alta densità abitativa e le aree soggette a verde pubblico attrezzato. È fatto divieto l'installazione di impianti su ospedali, edifici adibiti a culto, strutture sociosanitarie, strutture assistenziali, scuole ed asili nido, strutture sportive ed immobili di valore storico, architettonico e monumentale. Nel dare atto al sindaco Vincenzo Capezzuto di aver spinto il civico consesso ad approvare l'importante delibera, non possiamo non sottolineare il fatto che l'atto approvato rappresenta solo il primo passo per ottenere lo spostamento delle antenne fuori dai centri abitati, in quanto per essere attuato è necessario approvare il PIC, il piano di installazione comunale, nel quale tra l'altro saranno individuate le zone idonee ad ospitare gli impianti, e se ciò non avverrà prima delle prossime elezioni comunali, il tutto potrebbe essere vanificato dal nuovo assetto politico-amministrativo che sarà determinato dal voto, soprattutto se pensiamo che forze politiche come il Partito Democratico di Dino Ambrosino sono propense, nonostante in merito abbiano votato sì all'approvazione del piano di indirizzo proposto da Capezzuto, all'installazione delle cosiddette antenne di quartiere, ripetitori che teoricamente dovrebbero avere un minore impatto elettromagnetico, ma che di fatto autorizzerebbero il proliferare di antenne proprio nel cuore dei centri abitati. Ecco perché il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista chiede che la delocalizzazione delle antenne di telefonia mobile avvenga prima delle elezioni, e a coloro che sostengono che i tempi sarebbero stretti per consentire lo spostamento dei ripetitori, i dirigenti dell'organizzazione politica che fa capo a Domenico Savio rispondono che è solo una questione di volontà politica, soprattutto se pensiamo al fatto che, così come ci ha più volte riferito il sindaco Vincenzo Capezzuto, anche le compagnie di telefonia mobile avrebbero dato il loro assenso a delocalizzare gli impianti esistenti sul territorio. In ogni caso, il PCML metterà in essere tutte le iniziative necessarie affinché finalmente a Procida, così come chiedono a gran voce i cittadini, prima del voto si giunga alla delocalizzazione delle antenne di telefonia mobile. Ma Procida, un discorso diverso va fatto per quanto riguarda l'antenna posizionata su Palazzo Mazzella, di cui i cittadini continuano a chiedere con forza la rimozione al sindaco Capezzuto dopo aver presentato anche il ricorso al TAR. Quella per la rimozione dell'antenna da Palazzo Mazzella rappresenta una battaglia di civiltà sociale per tutto il quartiere, per la quale i residenti, oltre ad aver presentato ricorso al TAR attraverso l'avvocato Bruno Molinaro, hanno ufficialmente diffidato l'ufficio tecnico, il primo cittadino dell'isola, affinché avviino l'annullamento in autotutela degli atti che hanno permesso la collocazione su Palazzo Mazzella dei ripetitori di telefonia mobile. Ma purtroppo, sino a questo momento, il sindaco Capezzuto ha dimostrato di non avere la volontà politica di assecondare le giuste richieste dei cittadini, non avendo ancora provveduto ad annullare il permesso a costruire e l'autorizzazione paesaggistica sulla quale è già stata realizzata l'opera. E a tal proposito una cosa sembra certa, ed è quella che i residenti di via Regina Elena continueranno a battersi affinché venga immediatamente rimossa l'antenna collocata tra le loro case venerdì 18 aprile 2014, un giorno di festa, durante il quale tutta la popolazione locale era intenta ad assistere alla processione dei misteri.